più di 2.000 delegati provenienti da Lombardia ed Emilia-Romagna, passo dopo passo hanno interagito con la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan, e con i segretari generali di Lombardia ed Emilia-Romagna, Ugo Duci e Giorgio Graziani, sugli importanti risultati ottenuti dalla CISL nell'ultimo anno in tema di lavoro e di previdenza. L'occasione è stata l'assemblea delle delegate e dei delegati della CISL Lombardia e della CISL Emilia-Romagna, tenutasi al Palacassa di Parma. La CISCE è una grande organizzazione fatta di migliaia e migliaia di uomini e di donne che ogni giorno, attraverso la loro dedizione, la loro capacità, la loro voglia di cambiare il mondo, rappresentano sui luoghi di lavoro, nelle zone, nei territori, la nostra organizzazione. Abbiamo iniziato 3 anni fa con le assemblee sul Job Act, dove ci siamo presi impegni importanti con gli uomini e le donne della nostra organizzazione. Cambieremo il modello contrattuale e l'abbiamo fatto, manca Confindustria, ma ci arriviamo presto. Cambieremo la Fornero e l'abbiamo fatto, seppure in molti ci dicevano è impossibile farlo. Cambieremo il fisco, su questo dobbiamo ancora batterci e lavorare. E sarà l'impegno nel 2019, nel 2018. A mio parere questa intesa è portatrice di 2 grandi valori. Il primo in termini di coesione sociale, perché dal settembre dello scorso anno, del 2016, fino all'intesa raggiunta con il governo il 21 novembre di quest'anno, abbiamo costruito pezzo su pezzo un patrimonio di risultati che riguardano l'insieme dei lavoratori e delle generazioni di lavoratori, perché abbiamo conseguito risultati importanti per i giovani lavoratori, risultati che aprono maggiormente il mercato del lavoro all'ingresso ai giovani, abbiamo dato risposte ai lavoratori di quella fascia di età, diciamo attorno ai 50 anni, per uscire prima dal lavoro rispetto alle condizioni poste invece dalla legge Fornero, e abbiamo portato ai pensionati dopo tanti anni risultati concreti anche in termini economici, per quanto non elevatissimi. Quindi c'è un patrimonio, diciamo, di coesione sociale, nel senso che questa intesa risponde a esigenze trasversali che stanno sia dentro il mondo del lavoro che nella fascia degli anziani e dei pensionati. È molto importante, entrando più nel merito, innanzitutto il fatto di aver in parte modificato, ma in parte importante, modificato le rigidità e i vincoli della legge Fornero, aprendo con maggiore flessibilità le porte in ingresso del mercato del lavoro. Mi riferisco ai risultati che abbiamo conseguito con l'inserimento dell'APE sociale e anche dell'APE volontaria per chi intende fruirne. Abbiamo ottenuto agevolazioni alle imprese che assumono giovani a tempo indeterminato, nel senso che pagheranno meno contributi previdenziali per 3 anni per ogni giovane assunto con contratto a tempo determinato. Abbiamo risolto parzialmente i problemi oggi molto di attualità all'attenzione dell'opinione pubblica, determinati dal meccanismo che lega automaticamente la pensione di vecchiaia all'aumento dell'aspettativa di vita delle persone, individuando intanto, non si è riusciti ad andare oltre in questa fase, individuando intanto 15 categorie di lavori gravosi che vengono completamente esentati. E quindi sono circa 15.000 persone nel prossimo anno, che aumenteranno poi negli anni successivi.
Questo accordo ha diversi aspetti interessanti, mi preme sottolineare uno in particolare anche per alcuni aspetti che coinvolgono le donne, cioè i lavori gravosi. Molte volte abbiamo criticato la Fornero perché la Fornero tagliava e dava a tutti un'aspettativa di vita a prescindere dal tipo di attività che si svolgeva. Con questo invece accordo riusciamo a rivedere alcune attività, in particolare 15 lavori gravosi o anche professioni, in cui molto spesso le donne sono coinvolte, ma le donne non sono coinvolte solo nel fare le maestre del nido, le infermiere, spesso sono anche coinvolte nella cura e nell'assistenza di casa, quindi hanno un doppio carico di lavoro. Con questo accordo riusciamo a vedere che alcune attività lavorative vengono sicuramente messe nel, diciamo, paniere dei lavori gravosi, per cui potranno accedere alla pensione con i requisiti pre-Fornero, perlomeno sia per la pensione di anzianità e anche di vecchiaia. Ma mette in campo anche altre azioni, una commissione per andare a vedere quanti fondi si possono dedicare dal punto di vista contributivo per il cura dell'assistenza familiare. Il sindacato pensa che le donne o anche gli uomini, le persone che si dedicano all'assistenza o dei figli, ma anche di persone con grave handicap o persone anziane che hanno bisogno veramente di essere tutelate nel proprio ambito familiare, non potendo lavorare, gli vada riconosciuto almeno la parte contributiva, essendo un lavoro non retribuito, non pagato, ma che perlomeno gli vengano date la possibilità di avere dei contributi per accedere poi a una forma di pensione migliore andando avanti col tempo. Altrimenti avremo persone che si dedicano alla cura, all'assistenza, quindi fanno del welfare, ma non hanno i contributi per accedere alla pensione. Guardate, tra di noi, cioè i pensionati, le baby pensioni, non l'hanno chiesto i sindacati, è stata una decisione del governo Rumor. Tanti pensionati, tanti che sono in pensione, sono andati via perché le aziende hanno chiesto di metterli in prepensionamento, non l'abbiamo scelto noi, e ora di finire con queste bugie. Noi siamo qui per cambiare, e voglio finire sulla questione del lavoro, di chi ruba il futuro, che sono quelli che non pagano le tasse, quelli che l'hanno portato in paesi fiscali, ma sono anche quelle aziende. E qui voglio ricordare, io venerdì ero davanti all'Amazon, a questo multinazionale che dice vi do lo stipendio, ma che cosa volete in più? Vi dico, amici e amiche, che in quei voti di quei ragazzi, e chiedo un applauso a questi delegati dell'Amazon, ho visto il voto di Filippo, di Frank, il voto che avevamo noi i primi anni quando facevamo gli sciopero, non sapevamo cosa succedeva, quando non avevamo nessun diritto, perché in quell'azienda non c'è diritto a curarsi, a avere i turni umani e così via. Questi qua ti dicono vi do il lavoro, basta. No, no, questo è quello che ci rubano il futuro. E noi vogliamo anche dire che lotta per il futuro anche la FAI, che combatte il caporalato, perché se c'è una cosa che ci fa male in questo paese è l'illegalità diffusa, e quindi la battaglia che fa la FAI contro il caporalato è una battaglia per il futuro. E da ultimissimo, noi dobbiamo stare insieme come pensionati, fare un patto generazionale, perché abbiamo due gradini da fare ancora. Il primo è quello della lotta fiscale, il cambio della fiscalità, perché qui c'è una battaglia fondamentale. Oggi sui giornali, e l'altro punto è quello della non autosufficienza. Oggi sui giornali tutti parlano bene del fatto che si danno 60 milioni ai caregiver, cioè a quelli che aiutano in famiglia chi è più bisognoso. E dall'altra c'è che si calano le tasse. Noi diciamo che le tasse vanno calate, gli stipendi, le pensioni basse, medio basse, però chi ha, come abbiamo detto nella proposta di legge che Anna Maria ci ha proposto 2 anni fa, che purtroppo non abbiamo sostenuto adeguatamente, noi diciamo che chi ha di più può dare di più,
E se noi facciamo questo patto generazionale, giovani e anziani, possiamo cambiare questo paese. La Federazione Pensionati è con voi per vincere questa battaglia. Grazie.